Domenica 3 giugno il complesso dei ex salesiani torna a riaprire le porte ai giovani, grazie ad un triangolare di calcio organizzato con l'aiuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, con l'obiettivo di far rinascere l'affetto dei faentini verso i salesiani, ad oggi conosciuti ormai solo come parcheggio automobilistico. Come mai i salesiani? Come li avete scelti? Perché? Se devo essere onesto, è stata una questione quasi casuale, ecco. Perché sì, è vero, di campi a Faenza ce ne sono, anche di parrocchie, eccetera. Ma devo dire che i salesiani avevano un valore simbolico, una memoria storica che noi abbiamo scoperto in questo modo casuale, cioè capitandoci dentro per caso. E abbiamo deciso questo campo che è stato, come detto, rimpicciolito, però è un ottimo manto, quindi un buon campo per noi e per gli altri che giocheranno. Parliamo invece del torneo, come sarà organizzato? Dunque, saranno tre squadre di under 18, quindi tutti i ragazzi dall'anno 94 in su, quindi fino ai 96. E niente, è un triangolare, quindi ci saranno le squadre che si sfideranno ciascuna contro e poi chi totalizzerà più punti nel girone, quindi delle tre squadre, vincerà appunto il primo premio. Per un totale di quanti ragazzi coinvolti, che ricordiamo non sono squadre sportive vere e proprie, ma sono un gruppo di ragazzi che avete voi trovato, iscritto, amici? Sì, sono più o meno volontari, si potrebbero definire così. Sono più di 30 giocatori, in più abbiamo gli arbitri, guardaline, ragazzi sempre, le tre ragazze che fanno le fotografe, che gestiscono la fotografia, e le band che suoneranno, che sono 4-5 ragazzi. Infatti alla fine del torneo avete scelto una sorta di terzo tempo, un qualcosa di estraneo al mondo calcistico. Spiegaci un attimo come funziona. Proprio per riuscire a coinvolgere non solo i giocatori di calcio o gli amanti del calcio, abbiamo voluto estendere l'intrattenimento anche in altri campi, quindi abbiamo coinvolto una band musicale, un DJ e dei ragazzi che suoneranno i bonghi, in modo tale da creare così un circolo di persone che, nonostante non amino il calcio, possano passare un piacevole pomeriggio all'insegna della musica e del divertimento, oltre che per il calcio, ecco. L'importanza di questo evento è riportare i faentini nella struttura dei salesiani, perché è vero che con la società che possiede la struttura, con gli azionisti, quindi noi, il comune, la diocesi, la banca, stiamo cercando di fare delle valutazioni per dare una destinazione, salvaguardando alcuni criteri tra cui l'unitarietà della struttura stessa, però la premessa è che i cittadini, ma soprattutto i più giovani, conoscono questa struttura, se no noi rischiamo di creare degli spazi vuoti. E quindi questo torneo di calcio, nato per caso da una visita di questi ragazzi nel complesso dei Salesiani, rappresenta un'occasione per ricalamitare l'attenzione dei cittadini dentro questa meraviglia che è a 200 metri dalla piazza, immobili imponenti, sono 12.000 metri quadri, insomma è una cosa molto importante che merita un ragionamento, ma con la premessa che i cittadini per primi vogliono che lo facciano tornare a rivivere. Quindi i Salesiani teoricamente potrebbero diventare un contenitore di eventi non solo di ambito sportivo ma anche culturale? Ma culturale non mi permetto di dirlo, perché a Faenza abbiamo anche altre realtà che già pesano sulle spalle dei cittadini. Dico che è una struttura che può dare risposte ad esigenze diverse in ambiti diversi. Più nel dettaglio saranno altre a dover eventualmente fare una proposta. Ho già detto che la Fondazione può dare una mano in questo senso, anche perché abbiamo un'esigenza anche molto pratica in questa difficoltà economica, anche quella di far lavorare le aziende, quindi se è un modo per far fare investimenti e sostenerli, la Fondazione non si sottrae. Certamente sulla destinazione d'uso dobbiamo stare attenti a non creare doppioni, ma avere una visione d'insieme, questo sì. Federico Lega per Faenza Web TV.